una giornata piena di luce e di colori accoglie gli oltre 200 presbiteri che si ritrovano presso il centro di spiritualità del santuario Santa Maria del Fonte a Caravaggio per l'appuntamento annuale di preghiere e amicizia dedicato ai sacerdoti anziani e malati, promosso anche in questa sua quarta edizione dalla sezione lombarda dell'Unitalsi, dall'Opera Aiuto Fraterno e dalla Conferenza Episcopale Lombarda. Prima dell'Eucaristia e del pranzo comunitario, i vescovi della regione ecclesiastica si riuniscono per l'assemblea plenaria della CEL. La celebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo e concelebrata dai vescovi e da tutti i partecipanti all'incontro, si apre con la tradizionale processione. Monsignor Antonio Napoleoni, vescovo di Cremona, Caravaggio infatti nel territorio di quella diocesi, porge il saluto di benvenuto. Il canto del Magnificat annoda, con il filo d'oro della fede, la riflessione di Monsignor Delpini. Tutti i giorni prego con queste parole di Maria, fin da quando sono entrata in seminario. A me pare che la parola di Dio abbia questa forza straordinaria che scrive di nuovo ogni volta che la si legge con fede. E quindi è come se il testo, sempre quello, però fosse sempre nuovo tutte le volte che lo si prega. E quindi potremmo domandarci: ma com'è cresciuto, com'è cambiato questo testo nelle stagioni diverse della vita in cui l'abbiamo pregato? E sono proprio alcuni brani della preghiera mariana a essere richiamati e ricordati per una sorta di viaggio ideale attraverso le diverse età dell'esistenza. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Anche su di noi si è posato lo sguardo che ci ha chiamati alla sequela e nella giovinezza noi l'abbiamo sentito come una parola per noi. Abbiamo potuto dire: ma io non sono nessuno, io sono un adolescente un po' incerto e confuso, un po' intimorito, eppure ecco, su di me si è posato lo sguardo del Signore. Ecco, abbiamo cantato l'anima mia esulta perché mi ha guardato il Signore con uno sguardo di predilezione. Poi forse nella maturità della vita abbiamo condiviso con particolare passione la potenza profetica di questo testo. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Quante vicende abbiamo visto negli anni che sono passate sotto i nostri occhi come un capovolgimento delle situazioni. Forse abbiamo sentito anche la passione per una presenza rivoluzionaria del Vangelo che proclama beati i poveri e dichiara guai a voi ricchi. E ancora, con il passare del tempo e diventando vecchi, in quale parola si può riassumere tutta la nostra vita da prete, tutti i nostri incontri, tutte le nostre fatiche, le nostre feste, le lacrime e le gioie del nostro vivere da preti? E forse ci torna ancora come espressione sintetica quella di dire: l'anima mia magnifica il Signore. Da qui la raccomandazione a coltivare una spiritualità cristiana che trasforma le situazioni in occasioni. Come a dire, anche se si è anziani, ora è un momento diverso da prima, da altrove, ma è adatto. Adatto a cosa? A continuare a essere prete con gioia. E così allora noi descriviamo la nostra storia non come un destino, non come un inevitabile declino, ma come un riproporsi dell'occasione. Dice: beata colei che ha creduto. C'è una gioia, c'è un compimento del desiderio di essere felici che si realizza nella fede, nel credere oggi, nell'adempimento della parola del Signore. Beata colei che ha creduto. Ecco, se uno dovesse dire: ma come sono cambiato in questi anni di ministero, io credo che sarebbe bello che ciascuno di noi potesse dire: sono felice perché ho creduto.
Alla fine della messa prende brevemente la parola Monsignor Roberto Busti, assistente ecclesiastico dell'Unità Arsi Lombarda e vescovo emerito di Mantova, che sottolinea il momento di incontro e di gioia vissuto dal e con i sacerdoti anziani e sofferenti, la preghiera dei pastori al sacro speco, davanti al gruppo ligneo statuario che ricostruisce la scena dell'apparizione alla Beata Giannetta e il pranzo conviviale, concludono una giornata bella in tutti i sensi.